non so i movimenti. Un uomo in fuga. Dopo la notte con gli uomini di Salieri, tornai a lavorare appena possibile. Ma ero cambiato. I tassisti hanno fin troppo tempo per perdersi nei propri pensieri e in quelli degli altri. Ehi, tassista! Sì, signora. Che fa? Guida o no? Guido, signora. Guido sempre. Dove la porto? Alla chiesa di San Michael, diretto. E stia attento. Sto sempre attento. Allora sarebbe il primo. Spenga questo frastuono! Non riesco a pensare. Molto meglio. Vai in chiesa, eh? È già domenica? Guardi la strada, lei. Cerchiamo di andare belli tranquilli. Tanto con il limitatore attivo ci sta, non è un problema. E poi, un gioco che finalmente guida con cautela e rispetta la legge. In teoria avrei dovuto dare la precedenza a quello. Visto che, Madonna, adesso che ho imparato a guidare su tutte le regole, le infrango comunque. Si fermi lì, vicino al parco. Peccato che non ci siano le frecce. Siamo arrivati, St. Michael. Sono 30 centesimi. La Le Madonna! suggerisco vivamente di smettere di fumare nel suo veicolo. Sembra di stare in un posacenere. In effetti. Certo, come vuole. In effetti, fumare nel veicolo per gente che magari non vuole. Non fuma. Oh! Che cazzo vuoi? Faccia di merda. Che ha sta qua? Guarda te che roba. Proviamo un'altra corsa. Non so se vado contro mano, io vado, cioè. Quello là blu per caso? O è un poliziotto quello blu? È un poliziotto quello blu. I tram non dovrei farle. Dovrei farli passare, però. Raga, madonna mia. Che brutto adesso sapere tutte le regole. Sì, sono qua. Che figata, però. Fare il tassista. Al museo, in fretta, per favore. Certo, nessun problema. Meglio levare il limitatore Può adesso. rilassarsi. E a lei che importa? Niente. Era solo per parlare. La pago per guidare. Pensi a quello. Guarda lì là. La Grande Depressione ha reso la gente più pigra. Hanno tutti una scusa per oziare. Il problema è che non c'è lavoro. Il lavoro c'è sempre, basta saperlo trovare. Ho capito, lei si dà da fare. Ma ne vedo tanti di recente. Avevo previsto questa cazzo di recessione. Ho venduto prima del botto, quindi sì, mi do da fare. E oggi si dà da fare guardando vecchi quadri. Ho un incontro di lavoro con un mio collega, e comunque non è roba che la riguardi. In Quando avrà un effetti. lavoro vero, forse capirà anche lei. Per adesso pensi alla strada e mi lasci in pace. Sì, ho capito. Madonna, però quando avrà un lavoro vero, perché il tassista non è un lavoro vero? Se non ci fosse il tassista, te non saresti arrivato al tuo incontro di lavoro, cioè. Mi sa che devo rispettare. Alla galleria, sì, ce la dovrei fare.
Era la polizia. Accosti davanti alla galleria. Sì. Grazie mille. Ecco i suoi 50 centesimi. Li spenda bene. Ci proverò. Oggi carico soltanto degli stronzi. Avanti un altro. Vada però, Cristo. Sei in mezzo lì, Dio buono, manco io. Cioè, se devo andare, vado. Fatto veramente bene, però, porca puttana. Cioè, vedere tutto così è bellissimo. Cazzo, ha un aspetto orribile. Lavoro dalle 5. Lei che scusa ha? L'alcol. Ma non mi dica, dove la porto? Little Italy, sulla 21esima. Facciamo così. Io non dico agli sbirri quanto ha bevuto e lei non gli dice se supera il limite. Affare fatto. D'accordo. Oggi ha avuto qualche buon cliente? Qualcuno, ma mai abbastanza. Da quando il mercato è colato a picco, la gente non ha i soldi per il taxi, La sola ragione per cui mi sto facendo scarrozzare è perché sono sbronzo. Agli sbirri non interessa chi beve. Pensano solo a chi l'alcol lo trasporta e lo vende. Sì, ma li ho visti torchiare gente per molto meno. Probabile. Se pensano di poterti estorcere qualcosa, sono pronti a usare qualsiasi scusa. Questa città è marcia fino all'osso. Già, ha ragione. Ma quindi io... Non mi ricordo neanche cosa volevo dire. Adesso sicuramente mi faranno fare questa roba qua. E poi mi faranno... andare a prendere per sbaglio un mafioso, per dire. Ne sono sicuro. Ci siamo quasi. Mi lasci qui all'angolo. Senta, mio cugino ha un locale proprio dietro l'angolo. Quando vuole, dica che la manda Lucio. Senza problemi, ok? Lucio? Ci penserò. Aia, mi sa che è proprio un mafioso lui. Ah no. Porca troia! Ehi, hey, amico, ti ricordi di me? Dino? Ah sì? Il signor Morello è contrariato. Non conviene aiutare gli sgherri di Salieri. Ora ti insegno io. Così capirai chi comanda in città. Specialmente quando non camminerai per un po'. Mi piace. Sarà divertente. Prendiamolo. Ah, questa qua è l'altra banda. L'altra banda, vabbè. Madonna, mi ha fatto cagare addosso questo. Sì, diciamo che questa qua è l'altra banda. L'altra... come si chiama? La... oh, l'altra famiglia, ecco. Ma perché triangolo per salire, Dio buono? Madonna, come cade rigido. Per incontrare il Don. No, noi vorremmo parlare con quel tassista lì. Davvero? Sì. Sapete che è l'autista preferito del Don?
Qualsiasi cosa dobbiate dirgli, riferite a me. La metti così, eh? Allora ascoltami, perché non ce ne andremo a mani vuote, te l'assicuro. O forse potreste non andarvene affatto, che dici? Ok, bene. Si vede in giro, eh? Andiamolo. Beh, grazie. È il minimo. Forza! Andiamo a salutare Don. Don Salieri? Sì. Gli piacerà questa storia. È lui il Don? Buono, ci sta. Potrei anche dividere gli episodi in vari capitoli, eh? Ogni capitolo è un... Oh, madonna. Ogni capitolo è un video, per dire. Si potrebbe anche fare. Potrei anche...